sessione creata dal CNBA per introdurla. Io farò nuovamente riferimento alle tre azioni individuate da Valdemaro Borghese, già più volte citate durante questa mattinata, che ritengo che posso mettere in atto rispetto alla tematica della sostenibilità. Quindi diciamo, una biblioteca può essere impegnata nel tema della sostenibilità mettendo a disposizione risorse informative sul tema, oppure proponendo come dire, un taglio sociale, delle azioni che promuovono la consapevolezza su queste tematiche, o infine, questo è l'argomento di questa sessione, può in quanto edificio abbracciare la progettazione di tipo sostenibile. E questo in realtà è il focus di questa sessione. Parleremo quindi di biblioteche in quanto edifici. Consapevoli che queste tre linee di azioni non sono separate tra di loro, ma spesso oppure in maniera auspicabile devono convivere. Vorrei anche un po' rassicurare gli organizzatori, perché un po' di tempo lo recupereremo, perché la prima presentazione prevista in programma in realtà sta già andando, cioè con una modalità che è tipica anche del mondo dell'architettura, diciamo, il contenuto informativo viene fornito in maniera visiva e non quindi testuale, e quindi la prima presentazione che riguarda diverse tipologie di biblioteche con diversi esempi di biblioteche nel corso della storia sta andando avanti durante questa mia breve introduzione. Si diceva quindi che la tematica della sostenibilità può essere affrontata da una biblioteca nella modalità di un approccio a una progettazione di tipo sostenibile. Diciamo, questo può essere vero per qualsiasi tipo di edificio, ma nel caso delle biblioteche ha, almeno secondo il mio punto di vista, un valore aggiunto che è legato all'alto valore rappresentativo che ha per una comunità l'edificio biblioteca, e che è legato essenzialmente alla funzione culturale della biblioteca stessa. Questa rappresentatività si è espressa nel corso dei secoli in diverse forme, senza voler approfondire. Ricordo ad esempio che nei secoli XVIII e XIX si tendeva a rappresentare questo valore dell'edificio aderendo a un modello, non so, di tempio, di mausoleo, di palazzo rinascimentale. Via via, fino ai nostri giorni, poi l'edificio si è evoluto anche attraverso invece la rappresentazione delle funzioni tipiche della biblioteca, fino ad arrivare ai giorni nostri, in cui un po' la biblioteca deve anche un po' arrivare a un po' ripensare la sua funzione stessa all'interno della società. Ecco, secondo me l'adesione a una politica di sostenibilità può essere una maniera per riaffermare anche il ruolo sociale e culturale di una biblioteca all'interno della società. Tant'è vero che negli esempi che sono presentati, ad esempio all'interno della trasmissione del libro Green Library, cioè all'interno
del libro Green Library, la cui traduzione è stata curata dalla CNPA, spesso e volentieri vengono presentati esempi in cui l'adozione di una politica sostenibile della progettazione va di pari passo con la creazione di una consapevolezza e con la creazione di un ruolo leader della biblioteca all'interno della comunità. Quindi diciamo non ci si limita all'aspetto tecnico, che pure è molto importante, ad esempio quindi alla previsione di la progettazione dell'utilizzo della luce naturale, a metodi economici del raffrescamento dell'aria, l'utilizzo di materiali autoctoni, il riciclo di acqua piovana, aspetti tutti importantissimi all'interno della progettazione, ma tutti questi accorgimenti sono messi in un quadro più ampio di creazione di una consapevolezza all'interno della comunità su queste tematiche. Ricordo che in alcuni casi, ad esempio, una biblioteca sostenibile può essere intesa come ad esempio la creazione di piccoli centri di documentazione all'interno di container nelle zone aree dell'Africa orientale. E in questo senso la funzione di sociale e culturale della biblioteca è più che evidente. Un'altra piccola notazione: queste tematiche sono così riconosciute, così importanti, che in ambito che negli Stati Uniti si è negli anni 90 e poi ancora di più negli anni 2000 creato un vero e proprio Green Library Movement, cioè un insieme di soggetti, biblioteche, città, municipalità, centri di ricerca, università, che sono uniti dall'impegno a adottare, abbracciare la sostenibilità nel progettare edifici sostenibili, ma anche nel creare, pensare servizi che siano sostenibili. Non mi dilungo molto perché credo che di queste tematiche verrà discusso durante gli interventi di questa sessione, e passo a questo punto a presentare Raffaella Inglese. In realtà mi scuserà, ma non la presenterò molto perché già è stato fatto con i saluti di apertura. Raffaella è presidente del CNPA e quindi ci informerà sulle giornate organizzate dal CNPA lo scorso anno, in giugno, in cui focalizzava essenzialmente su questa tematica. Bene, grazie Laura. Allora, qui appunto abbiamo lasciato in vista il poster del CNPA, che comunque potete guardare con calma fuori insieme agli altri poster, che ripropone il stralcio dello statuto, e i vari nominativi del comitato esecutivo in corso. Quello che avete visto scorrere fino a poco fa sullo schermo è un'animazione realizzata da un laureando dell'Università di Bologna, dove io lavoro, ed è relativa alle più suggestive biblioteche nel mondo, biblioteche che poi lo hanno ispirato per la parte progettuale del suo lavoro. E in questo momento volevo ricordare Zadid, che è appunto scomparsa pochi giorni fa, il 31 marzo, essendo appunto una delle poche donne architetto molto famosa, è stata molto famosa, irachena nata a Baghdad, che ha studiato a Londra,
morta in Florida. Lei ha ricevuto anche vari premi, tra cui il Pritzker del 2004 e il premio Sterling del 2010-2011. È stata capofila dei massimi esponenti della corrente decostruttivista e qui mostro alcuni suoi interventi, che sono questo progetto di grattacieli sostenibili a Pechino, questo è il progetto che credo sia ancora in via di realizzazione, e la biblioteca progettata per il campus di economia di Vienna. Le sue opere sono caratterizzate proprio da queste forme sinuose e fluide, e così insomma le rivolgiamo un pensiero. E quello che vedete qui è la pagina web del coordinamento nazionale delle biblioteche di architettura. Dal 2015 abbiamo rinnovato il sito, che deve essere molto più facilmente aggiornabile, e quindi riusciamo a informare tutte le nostre biblioteche associate, che sono circa una quarantina in Italia, relativamente a tutta una serie di cose. E il fatto di avere un coordinamento di biblioteche della stessa disciplina è un caso abbastanza eccezionale in Italia, e visto che lavoriamo ormai da insomma, altre, no? Non proprio io in particolare, ma dalla fine degli anni 70, e quindi ormai siamo quasi ai 40 anni di costituzione di questo coordinamento, possiamo dire che ci è stato molto utile per la nostra formazione professionale. All'interno del sito quindi ci sono informazioni sull'associazione, sulle biblioteche associate, sulla biblioteca digitale, cioè tutte quelle opere interessanti per gli studi dell'architettura che sono liberamente accessibili online, quindi anche per gli studi dell'architettura è un sito interessante da visitare. E le giornate di studio che facciamo circa ogni due anni, che vengono seguite dalla pubblicazione degli atti, una serie di convegni, concorsi, articoli che escono su argomenti di nostro interesse, seminari e molto altro. In particolare la voce Green Library, che vedete in alto a destra, trovate tutta una serie di iniziative, e quella forse ultimamente la più interessante è la presenza della traduzione di questo libro dell'IFRA che è uscito in tedesco e in inglese nel 2013, e gli autori ci hanno autorizzato a tradurlo, per cui abbiamo cominciato il lavoro, non è ancora finito perché è veramente un libro molto lungo e completo, che ci ha dato poi molti spunti per quando abbiamo fatto il convegno dell'anno scorso, e trovate appunto tutte le nostre traduzioni. Per questo vorrei ringraziare le colleghe che hanno lavorato moltissimo su questo, io le ho coordinate, comunque Laura Romero, Sara Belli, Manuela Corbosiero, Benedetta De Santis, Silvia Bettarelli, Francesca Pomesano, Carla Marchesano da Londra, Angela Windows di Menorisio, Luisa Marcara. Mi sembra di non aver dimenticato nessuno, e è stato un lavoro molto importante. Sempre nel sito appunto trovate i quaderni, diciamo che noi stampiamo la versione cartacea e poi c'è la versione anche online attraverso Casale di Libri. Questo è l'ultimo quaderno che abbiamo pubblicato, stampato proprio in questi giorni, che è relativo al convegno sulla Green Library. Le ultime tre hanno riguardato gli edifici dell'architettura delle biblioteche, la biblioteca digitale di architettura, dove quindi abbiamo fatto un panorama molto ampio di quello che si riesce a trovare in rete sull'argomento, e quindi questa biblioteca informa l'edificio, l'organizzazione, i servizi di una Green Library, che era appunto il titolo dell'anno scorso, dove questo informa chiaramente in italiano aveva questo doppio senso, in inglese è stato un po' più difficile da far capire. Quindi, come diceva anche Laura, il discorso della Green Library non è solo legato al concetto di edificio verde, di edificio sostenibile, ma anche a tutta una serie di attività di coordinamento, condivisione, partecipazione, che permettono di realizzare un risparmio e una razionalizzazione dell'uso delle risorse, cosa che, come è già stato detto anche all'inizio di
in questo momento è praticamente l'unica strada che possiamo intraprendere, visto la difficoltà a reperire budget e avere personale. Quindi un lavoro comune che deve portarci ad ottenere sempre di più. Questa era l'occasione del convegno, dove appunto si faceva vedere che un filo verde riuniva tutti questi aspetti della biblioteca. La biblioteca è un punto di incontro, problema dei rifiuti che si creano in un ambiente come la biblioteca, come degli uffici, e le collezioni, la partecipazione delle informazioni sulle collezioni, la corrente, l'energia che sono utilizzate, l'accessibilità all'edificio attraverso piste ciclabili, il verde che la può alternare, e i trasporti pubblici per arrivare. Diciamo che sono stati affrontati moltissimi temi, infatti questi che vedete elencati sono stati i relatori al convegno, moltissimi, e poi provenienti tutti anche da città diverse, da realtà diverse, da esperienze diverse, dei quali adesso così vi farò vedere qualche piccolo straccio, perché purtroppo il tempo è anche poco. Mario Arnizza, che è il rettore di Roma 3, aveva fatto un'interessantissima introduzione, nella quale appunto sosteneva che il concetto di biblioteca sostenibile rientra un insieme di attività capaci di alimentare socialmente e economicamente il servizio pubblico, nel senso che la biblioteca non può rimanere solo tale, deve comprendere anche altre attività che cercano di dare sostegno economico alla biblioteca stessa, sempre per risolvere questi problemi di cui si parlava prima, di budget e personale. Poi abbiamo appunto Virginia Rossini, dell'Ordine degli Architetti, perché l'Ordine degli Architetti di Roma aveva dato i crediti ai partecipanti, proprio perché all'interno dell'ordine c'è un grande interesse perché questi architetti, giovani architetti, ma anche quelli già che da un po' continuano ad aggiornarsi, a fare formazione e quindi a essere preparati su tutto questo aspetto della sostenibilità, del risparmio energetico. Lucilla Less, vicepresidente di Rinvia, aveva parlato della Lion Declaration, sempre relativamente all'importanza dell'accesso all'informazione, sia fondamentale per lo sviluppo della società, perché consente di ridurre le disuguaglianze sociali e culturali delle persone, e rendere così incapaci di prendere parte ai processi decisionali e di migliorare la propria vita. Poi c'è stato un intervento abbastanza tecnico dell'architetto Alessandro Marata, che insegna a Bologna ed è anche nella commissione sostenibilità dell'Ordine degli Architetti Nazionali. Aveva concluso dicendo che appunto bisogna intervenire in modo innovativo e condiviso su milioni di edifici ammalati e a volte nuovi ponti che costituiscono le città nelle quali vive oltre mezzo miliardo di cittadini europei. Questo è un dovere, un diritto, una priorità sia per il settore pubblico che per quello privato. E quindi adesso faccio vedere alcune slide che riportano le principali tecnologie bioclimatiche che si possono applicare nella progettazione in particolare dei nuovi edifici, sia per usi privati che per usi pubblici come le biblioteche, anche perché le biblioteche come musei e scuole diventano una sorta di modello. All'interno delle biblioteche ci vanno, ci dovrebbero andare bambini, fin da piccoli, ragazzi, e quindi questo dovrebbe contribuire a formare i nuovi cittadini anche su quello che dovrebbero pretendere dalla società. Ecco quindi una serie così di esempi di queste tecnologie bioclimatiche, per esempio i pannelli frangisole che servono per ombreggiare le pareti, quindi per raffrescare l'edificio, per alleggerire il condizionamento. Possono essere di vario tipo, chiaramente quelle più costose sono quelle a lamelle mobili, scorrevoli, eccetera. Poi abbiamo
discorso sulle facciate ventilate, cioè tra la parete e il rivestimento si inserisce un intercapello d'aria fluendo, elimina l'umidità, raffresca l'edificio e favorisce la proiettazione durante l'inverno. Questo tipo di tecnologia si applica anche nelle coperture, esistono infatti anche le coperture ventilate con lo stesso principio, sempre di intercapelli. Per quanto riguarda le coperture, ci sono vari sistemi per inserire gli impianti fotovoltaici, e questi per esempio mostrati qui sono addirittura delle piccole celle fotovoltaiche che si trovano sopra i coppi, diciamo, di tipo tradizionale. Un importantissimo metodo per risparmiare i combustibili fossili è quello di utilizzare l'energia geotermica. Su questo in Italia c'è ancora poco, mentre in altri paesi si utilizza di più. Praticamente, partendo dal principio che da una certa profondità del terreno cominciamo a avere una temperatura sui 12-15 gradi e poi man mano questa temperatura si alza, possiamo attraverso queste sonde geotermiche verticali riutilizzare, diciamo, questa energia, questo raffrescamento, questo calore nelle varie stagioni. Chiaramente è una tecnologia che all'inizio è un po' costosa, però a lungo termine si ottengono buoni risultati. Poi ho fatto vedere tutta una serie di pannelli solari che possono essere applicati su delle serre, su delle recinzioni, i sistemi radianti a pavimento che distribuendo meglio il calore permettono un risparmio energetico. E poi altri sistemi per ricambio d'aria, filtrazione dell'aria, per far arrivare la luce naturale in ambienti che non ce l'hanno, perché uno dei problemi, per esempio in edifici già progettati, può essere questo, cioè ci sono delle zone poco illuminate e ci sono questi metodi per far arrivare la luce in qualche modo e quindi risparmiare comunque sull'energia elettrica. E per quanto riguarda la ventilazione, anche nei progetti più moderni ci si ispira a tecnologie anche molto antiche, utilizzate nei paesi caldi e proprio nei secoli passati, attraverso queste torri che fanno defluire, che fanno entrare nell'edificio l'aria fresca in particolari momenti della giornata. Poi qui abbiamo una serie di serre solari che servono sempre per isolare l'edificio durante l'inverno, sistemi di raccolta delle acque di depurazione e fitodepurazione, l'utilizzo per esempio dei materiali riciclabili, adesso appunto la raccolta differenziata si fa abbastanza, abbiamo una discreta produzione di plastica riciclata che può essere utilizzata per esempio nell'arredo urbano, nelle pavimentazioni e in altre cose che attorniano o sono utilizzate negli edifici pubblici. E poi verso la fine mi aveva fatto vedere questi elementi che utilizzando sempre l'energia solare permettono di avere questi lampioni o anche ad alimentazione eolica, queste piccole pale eoliche in sommità. La presenza del verde è un modo chiaramente in copertura per isolare un edificio dal freddo e dal caldo e ultimamente si è sviluppata sempre di più anche la tecnologia delle pareti verticali verdi, sempre con la stessa finalità. Quindi queste pavimentazioni drenanti che attraverso appunto il drenaggio riducono accumuli di acqua stagnante, contribuendo a rendere sano l'ambiente che circonda l'edificio. Qui sorvolerei, comunque Chiara Tonelli aveva fatto anche lei un intervento molto interessante su un'esperienza di edificio a consumo zero che vi invito magari a cercare, specialmente per i ragazzi, è un premio che è stato preso, si intitolava Rome, è un progetto molto interessante, ha praticamente consumo zero di energia.
primi, diciamo, rispetto ad andare a preparare questa cosa. Abbiamo fatto in particolare un concorso sui rifiuti differenziati in biblioteca, perché noi abbiamo una produzione di carta, di bottigliette di plastica pazzesca, e volevamo spingere specialmente i ragazzi a essere un pochino più consapevoli. Hanno partecipato alcuni studenti e queste ci erano sembrate le locandine più interessanti, che poi sono state attaccate nelle biblioteche del CNBA. Un intervento molto utile è stato quello di Carla Marchesan, che è la nostra, diciamo, è stata presidente di ArcLib. ArcLib è un'associazione che c'è a Londra, che è l'equivalente del nostro CNBA, con i quali siamo sempre in contatto perché appunto si occupano di cose simili alle nostre, e nel suo intervento, veramente lunghissimo e molto interessante, ha parlato della situazione in Inghilterra, parlando anche dei vari modi e accorgimenti per fare risparmio energetico in biblioteca, dopo lo vedremo perché ne parliamo in un altro modo, e citando anche questo tipo di elemento così tecnologico, la Secret, che produce energia e che permette agli utenti della biblioteca anche di fare un po' di moto, e che si spera di poter diffondere anche da noi. Nel nord Europa ce ne sono già vari esempi. Poi abbiamo parlato anche del BRE, che è il Building Research Establishment di Watford, a nord di Londra, che è un laboratorio permanente, cioè preparano prototipi di edifici sostenibili e studiano materiali sostenibili, e li vanno i vari studenti e professionisti a imparare e a sperimentare. Antonella Agnoli aveva partecipato, Antonella Agnoli la conoscevate tutti, essendo bibliotecaria, aveva portato la sua mostra, la mostra delle principali fotografie che lei ha scattato in giro per l'Europa, e chiedendoci, insomma, di sostenere questo bisogno delle biblioteche, specialmente nelle zone del paese più degradate urbanisticamente, socialmente e culturalmente. C'è bisogno di biblioteche, c'è bisogno anche di biblioteche per i bambini, perché cominciano fin da piccoli a entrare in questo tipo di ambiente, dal quale poi, una volta entrati, sicuramente non si staccheranno più e saranno dei cittadini più bravi, più informati. Come dicevamo, sostenibilità non è appunto solo edificio, ma anche partecipazione e collaborazione tra strutture. Una cosa interessante di cui abbiamo parlato sempre al convegno è stata questa collaborazione con il segretariato regionale del MIBACT per l'Emilia Romagna. Che cosa abbiamo fatto? Praticamente loro hanno inserito nel WebGIS, nelle mappe regionali, tutta una serie, quasi tutti insomma, quelli che sono riusciti, di monumenti vincolati delle varie città e piccoli paesi anche dell'Emilia Romagna. A Bologna, per esempio, ce ne sono 800. Quindi questi edifici monumentali vincolati li troviamo all'interno della mappa e sono cliccabili. Si apre, cliccando sull'edificio, una scheda. In questa scheda è stata aggiunta una bibliografia e noi siamo riusciti a fare il collegamento tra la mappa e il nostro catalogo che qui vedete, dove trovate l'indicazione oggetto digitale. Dal catalogo potete arrivare alla mappa e viceversa. Il progetto l'abbiamo chiamato BOOM, cioè Books on Map, e tutto sommato abbastanza semplice da realizzare. Noi abbiamo fatto una sperimentazione e adesso lo stiamo diffondendo presso tutte le biblioteche dell'Emilia Romagna. Sarà molto importante farlo per i piccoli centri, perché alcuni libri sono posseduti soltanto dalle piccole biblioteche del paese in cui si trova l'edificio vincolato. E abbiamo avuto altri interventi interessanti, come quello di Werner di Berlino, che in particolare ci ha parlato con la biblioteca di Berlino, ma ci ha anche fatto una griglia di riferimento molto, molto particolareggiata.
all'interno di questa griglia, in particolare questa parte della 5.9, si parla dei principali elementi di sostenibilità dell'edificio, che sono appunto la forma dell'edificio, la riduzione del consumo totale di spazio e di energia, l'uso della copertura, l'importanza di una facile manutenzione, l'uso di materiali riciclati, la prevalenza che bisogna dare alla ventilazione naturale, la protezione dai raggi solari, l'utilizzo di energia geotermica, come abbiamo visto prima, poi pannelli di controllo, automatismi, cioè se si spengono quando non ci sono le persone, automaticamente le varie fonti di illuminazione, eccetera, c'è un risparmio enorme. L'importanza di avere delle certificazioni ambientali e, non certo poco importante, la formazione e il coinvolgimento sia dello staff che dell'utenza della biblioteca in tutte queste cose. Olindo Caso, altro italiano di origine ma che lavora in Olanda alla Technical University di Delft, ci ha mostrato anche lui cose molto interessanti. La cosa particolare è che sostenibile in olandese si traduce con durevole, nel senso che questo termine implica la variabile tempo. Le condizioni che permettono a un'operazione, a un edificio, a una struttura, di continuare a esistere nel futuro. Se una cosa è sostenibile, è possibile che continui ad esistere. E in Olanda la normativa ha stabilito 5 funzioni base, già in effetti seguite, per la biblioteca, che sono la biblioteca come contenitore di conoscenza e informazione, la biblioteca come centro per lo sviluppo e la didattica, come fonte di ispirazione per la letteratura e la lettura, biblioteca come enciclopedia di arte e cultura e biblioteca come punto di incontro e di dibattito. Ci ha fatto vedere 3 biblioteche fondamentali abbastanza note che hanno tutte caratteristiche di sostenibilità. Tra l'altro la prima non è neanche recentissima, è già del 98, quindi è il progetto degli architetti Meccano. Voi qui neanche lo vedete l'edificio, è un prato che sale e che quindi c'è una fusione proprio tra edificio e natura, un grande interesse per la luce naturale dovuto alla presenza anche di questo grandissimo lucernario in forma conica, l'interesse per l'utilizzo di materiali di riciclo e per vari dettagli come da parcheggi per le piste, per le biciclette, perché poi in Olanda c'è una particolare attenzione per la mobilità ciclabile. Quest'altra invece è la biblioteca, diciamo, comunale di Delft, importante per avere recuperato una struttura in cemento che è stata un po' rivoluzionata, è stata fatta una copertura appunto vetrata per avere maggiore luce naturale, all'interno c'è molta flessibilità spaziale e la multifunzionalità, che è uno di questi elementi di cui si è parlato prima, cioè una specie di teatrino, una caffetteria, un piccolo negozio, eccetera. Come multifunzionalità che dà sostenibilità economica è anche questa la biblioteca Oba di Amsterdam. C'è una terrazza stupenda con un ristorante, neanche costoso, quindi se andate ad Amsterdam andateci e vedrete un panorama fantastico. Produzione di energia con pannelli solari e buon impatto sulla mobilità perché si trova a fianco della stazione. Una ricercatrice, una ricercatrice della Sapienza aveva parlato sempre di localizzazioni di biblioteche in luoghi esistenti, quindi recuperati, sostenibili nel senso che l'edificio c'è già, ci sono già i servizi intorno, è un edificio noto e quindi già quello è una grande forma di risparmio. Oppure si va a recuperare un edificio in una zona industriale, una zona degradata e si ridà nuovo interesse a una zona attraverso questo uso. E questo devo
accennare, non fa parte del nostro convegno, ma è uno studio fondamentale che è stato fatto da Alessandra Battisti e Fabrizio Tucci, commissionato dalla Direzione Generale delle Biblioteche del MIBAC, proprio sulla riqualificazione architettonica e energetica. Questo lo trovate sulla rivista Tecne della FUP di Firenze, che è online liberamente, quindi se volete ve lo andate a guardare. La cosa interessante è che parla proprio di questa biblioteca, della biblioteca Angelica, che quindi voi di Roma sicuramente conoscete, e fa tutta una serie di studi su come si possono recuperare questi edifici, specialmente storici, che hanno problemi dal punto di vista energetico e hanno ingenti spese per consumi elettrici e termici. Qui ci sono delle cifre altissime, fanno riflettere, vi invito a guardarle. Cerco di andare velocissima. La direttiva europea per il 2020 dice che appunto gli edifici, prima i pubblici, comunque poi dopo anche per i privati, dovranno consumare vicino allo zero, quindi tutta la progettazione da qui in avanti dovrà tenere sicuramente conto di questo aspetto importante, che avrà benefici anche non monetizzabili. Poi nella cartellina, se non ci avete fatto caso, avete trovato il decalogo dell'Eco Librarian e anche dell'Eco Utente, dove abbiamo voluto riepilogare tutte le cose fondamentali da fare in biblioteca per essere dei bravi cittadini, dei bravi bibliotecari. Attaccatelo in biblioteca, così per i vostri colleghi che oggi non sono potuti stare qui, non ve lo leggo, ve lo leggete da solo. Soli. E per concludere, appunto, il CNBA ha richiesto all'architetto Marco Moscogiuri, esperto in progettazione di biblioteche, che ha scritto vari libri, che peraltro ci ha reso disponibili online, linkati nel nostro sito, quindi quando dovete progettare una biblioteca trovate tutto, e passo la parola a lui e vi ringrazio molto per l'attenzione. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, anzitutto ringrazio molto per l'invito Raffaella Inglese e gli organizzatori di questo convegno, e invito che ho accolto con molto piacere, in quanto ritengo che i temi toccati appunto da questo convegno siano assolutamente fondamentali, sostanziali per gli architetti e per i bibliotecari, o comunque per i progettisti in generale, perché le biblioteche non le progettano soltanto ovviamente gli architetti, e anche per i bibliotecari, e anche perché in quanto ritengo che bibliotecari e architetti debbano in qualche modo avere anche l'onere di farsi mediatori rispetto alle amministrazioni pubbliche rispetto a questi temi. Mentre vi parlo, un po' come è stato fatto prima, anche se chiaramente è un po' diverso perché mostro dei miei progetti, quelli erano dei progetti, come dire, di tutt'altra caratura, farò scorrere un po' di immagini. Si tratta, come vedrete, soltanto di progetti realizzati, tranne l'ultimo, perché poi dell'ultimo parlerò brevissimamente, cercherò di essere molto breve, anche perché fortunatamente parecchie delle cose che, come dire, che avrei detto sono state dette nell'intervento di Raffaella Inglese, e quindi mi ha aperto la strada su tutta una serie di cose che poi vedrete applicate appunto in alcuni dei progetti di cui vi mostro. Dicevo, vi mostrerò soltanto progetti realizzati negli ultimi 5 anni, e si tratta di progetti di varia dimensione, 3 o 4 sono progetti di nuova costruzione sostanzialmente, molti altri sono progetti anche molto piccoli, 300-400 metri quadri, di piccole biblioteche, di interni, in cui però è stato rivisto radicalmente, non è stato fatto soltanto il maquillage degli arredi, per così dire, ma è stato rivisto radicalmente assieme ai bibliotecari o ai referenti comunque del sistema bibliotecario, i contenuti funzionali, i servizi bibliotecari stessi. Allora, i due temi che, come dire, su cui voglio porre l'accento in questo mio intervento, tra l'altro questi primi progetti sono progetti che ho realizzato in questi ultimi 2 anni in Valtellina, qui vedete il prima e il dopo, anzi sì, questo ovviamente è il prima,
Si tratta in questo caso di progetti di interni, e questo è il dopo dello stesso edificio, sostanzialmente andando a intervenire con minime risorse. Questo era anche un bando cariplo per i bandi emblematici, insomma, quindi hanno usufruito, grazie a questo progetto, di contenuti anche di ripensamento di contenuti funzionali, anche di un finanziamento molto ingente di 700.000 euro. Questo è stato pubblicato su Biblioteche Oggi dello scorso aprile dell'anno scorso, dove trovate tutta una serie di dettagli. Allora, dicevo, i due temi, questo è i progetti che scorreranno questi in provincia di Sondrio e Valtellina. Dicevo, i due temi sono da un lato sostenibilità, dall'altro inclusione sociale, che, per come la vedo io, sono le due facce di una stessa medaglia, quantomeno per quanto riguarda le biblioteche e i luoghi per la cultura e gli spazi pubblici. E partiamo dalla seconda, dall'inclusione sociale. L'inclusione sociale è, come dire, uno degli obiettivi fondamentali che una biblioteca pubblica oggi deve porsi. Le biblioteche oggi non devono essere soltanto strumenti, diciamo così, di conservazione, mediazione e diffusione, evidentemente, del sapere, cosa che chiaramente sono sempre state e sempre saranno e rimarranno, a supporto della formazione, a supporto della promozione della lettura, eccetera, eccetera, ma devono diventare, non dico niente di nuovo, ormai sono, come dire, dei concetti, possiamo dire, consolidati, o almeno spero che lo siano, devono diventare luoghi di socialità culturale, no? Strumenti di coesione e inclusione sociale, di partecipazione alla vita cittadina, come dire, per costruire comunità. Progettare una nuova biblioteca per me vuol dire prima di tutto fare qualcosa per cercare, poi non è detto che sempre ci si riesca, chiaramente, di aiutare la costruzione o la ricostruzione anche talvolta di una comunità. La biblioteca pubblica resta uno dei pochi luoghi pubblici neutrali, sicuri per così dire, no? In cui si possono incontrare, conoscere, frequentare persone molto diverse per età, cultura, ceto, provenienza e così via. Ecco, in un momento di crisi economica che comunque non vede facili soluzioni e non vede, come dire, che continuerà a protrarsi per un certo periodo, tutto da vedere, le biblioteche diventano, credo che ognuno dei bibliotecari presenti in questa sala se ne sia reso conto talvolta sulla sua pelle e sul suo lavoro quotidiano, diventano gangli importanti non soltanto come dire, del sistema della cultura, ma anche del sistema del welfare, quindi del sistema dei servizi sociali, tra virgolette. Diventano presidi in ambiti urbani difficili, possono diventare volani, per così dire, per aumentare il capitale sociale di un territorio e anche, come dire, il capitale, come dire, non soltanto quello sociale, ma anche quello socio-economico. Non ho il tempo di soffermarmi su questi aspetti e, come dire, rimando alle concrete esperienze che ormai ci sono anche in Italia, come dire, in Italia e in Europa e nel mondo, dalla San Giorgio di Pistoia alla nuovissima biblioteca di Horus, no, la Doc One, appena inaugurata qualche mese fa, alla fine dell'anno scorso, da Sala Borsa, da Bologna, all'Area Store di Londra, dalla Tilane di Paderno Dugnano, alla Pertini di Cinisello Balsamo, alla Peckham Library, dal Multiplo di Cavriago, alla Biblioteket nella periferia di Copenaghen, eccetera, eccetera. L'elenco ormai, per fortuna, è molto lungo ed è molto lungo, comincia ad essere corposo e sostanzioso anche in Italia. Ritengo però che, come dire, servizi efficienti, servizi bibliotecari efficienti e attività culturali anche molto vivaci, eccetera, eccetera, sono condizione assolutamente necessaria, perché altrimenti abbiamo degli edifici anche bellissimi a vuoti, in cui uno va una volta e poi non ha motivo di tornare, evidentemente. Dicevo, sono condizione necessaria, ma non sufficiente per garantire il futuro delle biblioteche. Da questo punto di vista, evidentemente porto acqua al mio mulino, la qualità degli spazi, l'architettura dell'edificio sono essenziali, no? Tanto quanto il patrimonio, tanto quanto i servizi offerti. Le biblioteche devono essere, abbiamo detto, anzi lo dirò fra un attimo, sostenibili, ma devono essere belle, devono essere confortevoli, devono essere facili da utilizzare, devono essere ospitali, devono essere di facile gestione per gli utenti e per i bibliotecari.
devono essere luoghi in cui sia piacevole andare, in cui sia piacevole ritornare, intrattenersi, no? È il motivo per cui nel nord Europa, alla diminuzione dell'indice dei prestiti, che comunque è un fatto costante, prestiti dei libri, non corrisponde però un calo della diminuzione dell'indice di frequentazione di questi luoghi, anzi questo è in costante aumento. Questo perché? Perché nel momento di massima diffusione, di massimo impatto di tutti i vari social network, di Facebook, di Amazon, di Google e compagnia bella, le biblioteche hanno capito in questi casi che devono puntare su quell'unica cosa che tutti i vari social network, che Amazon e Google non avranno mai: la fisicità di un bel posto dove andare, dove incontrare delle persone, dove fare delle cose, dove coltivare i miei interessi, coltivare i miei talenti ed essere accolto dalla disponibilità, dalla competenza, eccetera, chiaramente di personale qualificato che mi indirizza nelle mie ricerche. Ebbene, se le biblioteche vogliono rilanciare il loro ruolo, vogliono sopravvivere, soprattutto in un momento di crisi economica in cui alla fine solo quelli di cui si ha veramente bisogno sopravvivono, solo i servizi di cui si ha veramente bisogno sopravvivono, gli altri vengono inevitabilmente o tagliati o, come dire, le risorse vengono diminuite. Ebbene, le proprie biblioteche devono puntare ad essere catalizzatori urbani di promozione di politiche culturali. È un po' un tormentone, un leitmotiv che io vado ripetendo ormai da anni, e non è un caso, come ripeto spesso, che in questa, che in questa definizione non vi sia un riferimento diretto alla promozione dei servizi per la lettura, ai libri, eccetera, anche se poi è evidente che quello resta, deve restare, lo vedete, le mie biblioteche sono strapiene evidentemente di libri. È chiaro che quello è il core business, per così dire, della biblioteca, però deve essere molto di più se vogliamo intercettare quel 70% ormai consolidato, statistiche Istat, Ipsos, Censis, quelle che si vuole, 65-70% di persone che non sono lettori nella popolazione quantomeno italiana, no? Che leggono meno di un libro l'anno. Solo il 9%, lo sappiamo tutti, sono effettivamente lettori, che leggono più di 3 libri l'anno, e quindi alla fin fine non possiamo progettare e costruire biblioteche, no? Solo per questo e per questa utenza, anche perché sono gli altri probabilmente che hanno maggiormente bisogno delle biblioteche. Non possiamo, le amministrazioni pubbliche, non chiaramente le persone presenti in questa sala, le amministrazioni pubbliche non possono delegare ai centri commerciali o ai centri polifunzionali di intrattenimento, eccetera, eccetera, non possono dare la delega, la carta bianca, la delega di occuparsi del tempo libero di una così ampia fetta, no, della popolazione italiana. Passiamo al secondo punto velocemente, tanto è stato per fortuna già detto, quindi posso asciugare un po'. La sostenibilità, che è il tema chiave di questo convegno, ma come dicevo è l'altra faccia della medaglia, a mio avviso. Sostenibilità mi piace intenderla in senso ampio, in senso sia evidentemente ecologico, ma anche in quello economico, laddove per economia intendo la gestione razionale delle risorse a disposizione in funzione degli obiettivi che uno si è prefissato. E prima di tutto questi obiettivi vanno chiariti, se li deve chiarire l'amministrazione, al di là della conferma alle elezioni successive, e se li deve chiarire anche il bibliotecario, e spesso deve mediare. Sostenibilità significa che il costo di costruzione dell'edificio deve essere adeguato al contesto e anche alle finalità sociali e anche politiche e dove questo viene realizzato, valutando con attenzione e programmando con cura anche e soprattutto i costi di gestione e di manutenzione. La progettazione dell'edificio, degli impianti, dovrebbe essere tale da massimizzare l'utilizzo di risorse rinnovabili, l'impiego di tecnologia, risparmio e recupero energetico, tutte cose che sono state appunto dette poco fa, no, nell'intervento di Raffaella Inglese. Bene, così come è stato detto che l'utilizzo di queste, al di là dell'effettiva convenienza che si può avere dal punto di vista della gestione, l'utilizzo di questo tipo di tecnologie e tecniche
è anche una finalità didascalica, tra virgolette, in un edificio pubblico, quindi ha un valore simbolico, didascalico molto importante. Ma non dobbiamo nasconderci che molto spesso questo comporta un aggravio anche molto significativo dei costi iniziali. Mettere dei pannelli solari ha un costo non da poco, dei pannelli fotovoltaici e dei pannelli solari. Poi lo ammortizzo, d'accordo, però ha un costo iniziale. Siccome solitamente si è sempre alla canna del gas quando si progetta e si costruisce una biblioteca, questo va tenuto in conto. E al di là appunto però di tutti questi aspetti ci sono tutta una serie di soluzioni, e su queste appunto, come dicevo, non mi dilungo perché sono state meglio di me, le ha elencate prima Raffaella Inglese, di soluzioni che possono adottare gli architetti con sistemi cosiddetti passivi di tipo bioclimatico, intervenendo direttamente sull'involucro dell'edificio, sulla progettazione architettonica, per cui se vado a progettare una vetrata, questa vetrata la devo schermare dentro e fuori, diciamo così, quindi con frangisole, con tende, però una volta che se faccio una vetrata e metto solo delle tende interne, posso usare il vetro stratificato, tripla lastra, con gas argon interno, basso emissivo, eccetera, 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 ma non c'è vetro che tenga il caldo, comunque me lo porto dentro, comunque diventerà una piccola serra e quel caldo non esce più, allora devo mettere dei frangisole esterni. Quindi agire con sistemi bioclimatici passivi a basso contenuto tecnologico, perché tanto si rompono. Dopo un anno e mezzo la tecnologia si rompe, non viene fatta manutenzione. Quindi è inutile, che voglio dire, se si rompono le, non so se avete presente la biblioteca dell'Istituto du Monde Arabe con tutte, no, di Parigi, con tutte le, quella specie di decoro che riprende, no, l'antica tradizione dei decori arabi, eccetera, eccetera. Bene, ogni volta che vado sono puntualmente, ce ne sono tutta una serie che sono rotte. Se non se lo può permettere l'Istituto du Monde Arabe di aggiustarle, perché sono come come i diaframmi della macchina fotografica, no? È chiaro che non se lo può neanche permettere il paese tal dei tali, nella provincia tal dei tali dell'italiana. Quindi allora, al contrario, dei frangisole, che sono frangisole fissi, che sono stati progettati per intercettare in un dato periodo dell'anno il sole, per evitare la radiazione diretta, eccetera, eccetera, bene, quelli non si rompono. E questo è fondamentale. E chiaramente però questo oltretutto è anche un valore aggiunto, per come la vedo io, perché coinvolge direttamente l'espressività, tra virgolette, architettonica dell'edificio. E quindi un valore aggiunto. Se l'architetto, chiaramente, il progettista si pone questo problema. E quindi poi ragionare sulla corretta esposizione al sole e al vento, sulla l'appropriata distribuzione, conformazione delle aperture, dei lucernai, frangisole esterni, Louvre, quindi per il, come dire, la penetrazione della radiazione interna, per affinché, no, ci sia un riverbero di un certo tipo sul soffitto e così via. Materiali conosciuti, materiali a basso impatto ambientale, anche quello, materiali di elevata durabilità. Adesso concludo facendo riferimento invece a tre progetti di cui non parlerò dal punto di vista architettonico, che sono Melso, l'avete visto, Meda e questo, e poi Comano Terme, che è l'unico progetto attualmente, cioè non l'unico progetto attualmente in corso, l'unico dei progetti che vi ho mostrato che non è realizzato e che perché è ancora in corso. Di questo mi soffermo su alcuni aspetti che sono stati presi in considerazione e che hanno strettamente a che fare con la sostenibilità, quindi non entro nel merito degli aspetti architettonici e funzionali. Dunque, a Melso il progetto degli impianti, ecco perché l'altra cosa fondamentale è che chiaramente come architetto, come progettista mi devo interfacciare evidentemente con i progettisti degli impianti, fondamentale. Il progetto degli impianti è stato fatto dalla società Servet SRL di Crema. Bene, a Melso l'edificio è, come dire, caratterizzato dal punto di vista dell'involucro da un sistema di rivestimento a cappotto ad alto isolamento, che quindi evita qualsiasi tipo di ponti termici. Melso, per capirci, quello era il primo che è passato, quello con la copertura, diciamo la facciata che diventa un po' copertura in zinco titanio. L'edificio è in classe A e sfrutta, come diceva appunto prima Raffaella Inglese, un sistema di geotermia con 11 pompe di calore che vanno a pescare l'acqua di falda e la utilizzano quindi per riscaldare, fare un pre-riscaldamento e raffrescamento, no, dei vari fluidi. Non entro più di tanto nel merito, ma soltanto per dire che rispetto a un impianto tradizionale si ottengono dei benefici che sono sia economici che ambientali. Per esempio hanno calcolato che si risparmiano circa 4.000 metri cubi di gas metano ogni anno, che vuol dire 7,7 tonnellate di CO2 che vengono, come dire, che non sono emesse in atmosfera. E si ha un abbattimento del 76% del consumo di energia per riscaldamento e raffrescamento rispetto a un sistema tradizionale. L'altro è Meda. Meda
il progetto ha recuperato, lo avete visto, no? L'ultimo progetto, il penultimo progetto che è passato, ha recuperato un edificio esistente che però è stato completamente ripensato. Nell'interno non c'era praticamente nulla, c'erano soltanto le strutture nude in cemento armato, e l'edificio è stato, come dire, estruso, tra virgolette, è stato ampliato verso l'alto di due piani, rivestito completamente. Bene, il sistema di rivestimento è stato progettato, ingegnerizzato appositamente ad hoc per quell'edificio, ed è caratterizzato da un'integrazione di due dei sistemi di cui ha parlato prima Raffaele Inglese: sistema cappotto e sistema ventilato, di facciata cappotto e sistema di facciata ventilata. E l'abbiamo progettato ad hoc con un consulente esperto di questi temi, e paradossalmente l'abbiamo ingegnerizzato e progettato ad hoc. Non è sul mercato, non è a Lucobond, è alluminio solido, 2 mm di lastre di alluminio solido disegnate una a una, presso piegate, con una tripla stratigrafia, con un triplo strato di isolante, quindi una stratigrafia molto complessa, con camera d'aria inclusa, eccetera, eccetera. Ha dei requisiti acustici molto molto performanti e altrettanto dei requisiti dal punto di vista dell'isolamento termico. L'edificio purtroppo non riesce ad essere in classe A perché, essendoci due piani di interrato preesistenti, evidentemente quelli non si potevano isolare perché c'era un, come dire, ci sono delle un intercapedine, un passo d'uomo cosiddetto, che non consentiva di isolarlo esternamente. Quindi diciamo ci sono delle dispersioni termiche purtroppo ai piani interrati molto significative, e quindi lì non si poteva veramente fare nulla. Però ecco, è stato progettato e ingegnerizzato ad hoc e l'abbiamo fatto su misura. Paradossalmente abbiamo fatto questa cosa qui, un po' sulla nostra pelle, sul nostro lavoro, per risparmiare, perché non abbiamo pagato un brevetto esistente sul mercato. E i serramenti sono tutti a taglio termico, vabbè, insomma, tutta una serie di requisiti. Se volete approfondire, lo dico soprattutto per gli studenti presenti, è stato pubblicato, oltre che su Biblioteche Oggi, che trovate online sul sito di Biblioteche Oggi, così come anche Melso, è stato pubblicato sulla rivista Archetipo, che è una rivista di tecnologia dell'architettura, numero 67 del 2012, e lì c'è proprio tutta la descrizione tecnica e tecnologica delle soluzioni architettoniche adottate. Però la cosa fondamentale è che Meda è un edificio che, come dire, sostenibile da altri punti di vista. È un edificio sostenibile banalmente dal punto di vista soprattutto dei costi di costruzione. È un edificio che è costato pochissimo. È stato, come dire, arrivato finalista alla medaglia d'oro dell'architettura italiana del 2012, ha delle soluzioni tecniche e tecnologiche di altissimo livello, la progettazione degli impianti l'ha fatta Tecnema, però è costato 1.980.000 euro, IVA inclusa, compresi anche i corpi illuminanti, cioè vuol dire 1.040 euro al metro quadro, neanche un capannone industriale, IVA inclusa, una cosa di questo genere. È costato 480.000 euro in meno rispetto al progetto preliminare, al quadro economico del progetto preliminare, ed è stato realizzato in 22 mesi. Tant'è che a un certo punto l'edificio era pronto per essere aperto, ma non era ancora partita, insomma era un po', come dire, non era in ritardo, era corretta nel cronoprogramma la gara degli arredi e tutto il resto. Però l'edificio era già finito, perché l'impresa, nel momento in cui si ha capito che non riusciva a portare a casa soldi per le riserve che continuava a fare, e che purtroppo il progetto esecutivo era, purtroppo per loro, era molto dettagliato e quindi non riusciva a portare a casa altri soldi aggiuntivi, ha cominciato a correre per abbattere chiaramente le spese fisse, che sono la cosa fondamentale per le imprese, soprattutto le imprese piuttosto grosse. E quindi l'edificio è finito 2 mesi prima del previsto. E quindi capite che la sostenibilità è anche questo. Ahimè, devo dire, è stato aperto 4 anni fa. Ci siamo stati proprio lo scorso sabato per girare un video che poi metteremo fra un mese e mezzo, fra un mesetto online, eccetera, di varie biblioteche che abbiamo fatto, e la bibliotecaria si lamentava del fatto che l'amministrazione in questi 4 anni ha fatto zero manutenzione. Quindi ci sono anche le ragnatele, eccetera, quindi loro fanno il possibile. E nonostante questo, però, proprio perché comunque per i materiali che sono stati utilizzati e tutto il resto, comunque l'edificio regge. È un edificio in cui passano 600-700 persone al giorno, perché questo è il livello delle visite, fino a picchi di 1.000 persone al giorno, moltiplicate per i giorni d'apertura, è aperto 5 giorni a settimana, capite bene che, come dire, ha un impatto pazzesco questa cosa qui, del tutto inaspettato anche questo. L'ultimo, e vado a concludere, l'edificio di Comano, di cui vi dicevo prima, in realtà è un progetto, non entro, ripeto, nel merito degli aspetti architettonici, semplicemente è praticamente
c'è un edificio preesistente che anche stiamo ristrutturando, eccetera, che era un ex manifattura tabacchi, qui c'era un vecchio essiccatoio che non poteva essere recuperato e quindi questa la biblioteca è di completamente di nuova realizzazione. In più c'è questa nuova piazza in quota con una rampa e con una scalinata e una rampa di accesso, no? Che insomma sarà un centro culturale polivalente molto, speriamo, molto vivace. Ecco, la biblioteca di Comano, due o tre cose. Costo 1.700 euro al metro quadro, quindi comunque di più di Meda, ma Meda è un caso veramente più unico che raro, è un costo comunque molto basso. E l'edificio sarà in classe A+, secondo la classificazione del Trentino Alto Adige. L'involucro, anche qui, è tutto rivestito a cappotto, altamente con degli spessori molto significativi di coibentazione, senza alcun tipo di ponti termici, anche questo con pompa di calore a recupero totale, un impianto fotovoltaico che ha circa 20 kW di picco, perché praticamente è in grado di fornire il 75% del fabbisogno energetico, questo sarà integrato sostanzialmente in questa parte della copertura a filo con la lamiera, è rivestito in rame ossidato, e quindi in rame brunito, scusate. E quindi questo garantisce anche già un rientro dell'intervento, anche soltanto con la riduzione dei costi. Ma per esempio si è fatto un ragionamento molto accurato anche sull'illuminazione. È tutto luce a LED, fate conto che il consumo delle luci a LED sono 10 watt al metro quadro contro i 30 watt al metro quadro delle lampade fluorescenti, che già sono a risparmio energetico, e il risparmio energetico sarà circa prossimo al 70%, a cui si aggiunge un ulteriore 25% determinato dal fatto che tutte le luci hanno un sensore di presenza e un sensore di luminosità che cambia a seconda della luce esterna, anche perché ci sono delle ampie vetrate, vetri basso emissivi, frangisole, eccetera, eccetera, tutte le cose già dette. E, oltretutto le lampade, essendo lampade LED, non dovrebbero essere cambiate per i prossimi 20-25 anni, perché hanno 60.000 ore di minime di durata. Ecco, come vedete, questi tre edifici, mi sono soffermato soltanto su alcuni aspetti, non sono delle tecniche o tecnologie mirabolanti, sono tutte a basso costo, perché, non so perché, ma quando mi trovo a progettare una biblioteca non ci sono mai soldi, nel senso non c'è mai un amministratore che mi dice bene, io voglio fare il Mitterrand del comune di Pinco Pallino, benissimo, mi dà carta bianca, eccetera. Ci sono sempre pochi soldi che tendenzialmente, quando siamo in dirittura d'arrivo, vengono ridotti del 20%, quindi sono sempre tecniche e tecnologie che utilizziamo necessariamente a basso costo, e a basso costo soprattutto poi di manutenzione, perché come dicevo poi questa è la cosa fondamentale. Però insisto e concludo, la sostenibilità è il mezzo e non il fine. A definire se un intervento è stato o meno sostenibile dal punto di vista dei costi, secondo me, è quanto quell'intervento ha fruttato dal punto di vista, ritornando al primo punto, dell'inclusione sociale, del capitale sociale aumentato. E questo anche lo misuro con i numeri. Sicuramente l'aumento del numero di prestito, se possibile, ma anche e soprattutto, mi viene da dire, il numero di frequenze giornaliere, anche di persone che vanno lì non necessariamente a prendere in prestito un libro e magari non hanno neanche fatto la tessera. Perché capite bene che le due cose spesso non sono, come dire, non sono direttamente collegate. Bene, Meda ha visto un aumento dei prestiti del 50%, un aumento di oltre il 30% del numero di iscritti, ma come vi dicevo, a distanza ancora di 4 anni, quindi la novità è finita da un pezzo, 6-700 visite al giorno, con picchi anche di 1.000 visite giornaliere. Attenzione, Meda non è la cattedrale nel deserto, accanto c'è Seregno, Lissone, Desio, che hanno delle biblioteche più grandi, con molte più risorse e più vecchie di Meda, più consolidate. Quindi vuol dire che la gente ci va lì perché è un bel posto dove andare, oltre ad essere una biblioteca che dà dei servizi.